Ben ritrovati amici di Ok Watch Italia. Cacchio, c'ho un freddo terrificante, ma ho dovuto fare questo video, sono corso a casa. Perché ho dovuto fare questo video? Perché ci sono persone che fanno dei tutorial dicendo delle grandissime cagate. Quindi io ho detto, ciao, rifacciamo un altro tutorial. E in questo momento ho bloccato il mio autoclicker. E quindi sto perdendo punti. Io faccio all'incirca una trentina di punti ogni 20 secondi. Quindi immaginate voi quanti punti sto perdendo in questo momento. Allora, prima di tutto ragazzi, come sempre io vi chiedo di lasciare un bel like, di sostenere questo mega aiuto che vi sto dando. E andiamo sul profilo principale, guarda, tac, bam. Quindi autoclicker. Se riesco vi metto in descrizione il link dell'autoclicker che uso io, si chiama proprio autoclicker, ha esattamente la faccia questa qua in basso che vedete, io lo reimposterò da capo, da zero, nonostante abbia fatto questo video svariate volte e non si riesce neanche a copiare un lavoro fatto bene, però vabbè, fa niente ragazzi. Non sono qui a flammare, un pochino sì, però fa niente. E, ragazzi, io ovviamente lavoro su Android, per iOS non ne ho idea perché credo che non esistano programmi del genere, non lo so, non ho mai avuto iOS, quindi non ve lo so dire. Allora, noi ci scarichiamo questo autoclicker, avete visto l'icona? Qual è? Proprio autoclicker. Andiamo su Google Play, scriviamo autoclicker. È proprio il primo che esce, a questa faccia qua, non potete sbagliare. Apriamolo. Allora, noi andremo nelle impostazioni principali, ragazzi. Prima di tutto, dovete ridimensionare il target. Più piccolo è, meglio è, meno problemi avrete. Quindi, questa righetta qua la spostate tutta a sinistra. In più, se volete rimpicciolire anche la barra di controllo, fatelo, ok? Allora, dopodiché noi torneremo indietro e ci servirà la modalità multitarget, quindi l'abilita in centro, ok? L'abbiamo abilitata. Se vi dice che non funzionerà questa modalità multitarget, ragazzi, dovete semplicemente dare i permessi al dispositivo Android. L'ho fatto vedere come si fa nello scorso video, se riesco ve lo metto anche qua sopra o in descrizione, così non vi perdete. Io sto cercando di andare dritto al sodo, ok ragazzi, ci vuole veramente niente. Vi dice, vuoi abilitare il multitap, la sovrapposizione di determinato, non lo so, non mi ricordo cosa vi dice, però voi fatelo senza problemi, non succede niente, ok? Allora, noi andiamo ad abilitare la nostra modalità multitarget. Dopodiché, lo possiamo chiudere, chiudiamo anche qua, andiamo sul nostro puni, ok? Allora, l'unica cosa che mi dispiace è che io sono già in modalità still mode. Cos'è la still mode? Se andiamo a vedere qua in alto a destra, noi in questo evento, dobbiamo droppare degli oggetti giocando le mappe, ok? E ci sono due modalità, la still mode e la free mode. La free mode vuol dire che voi giocate come volete, avrete meno punti e credo che le probabilità di droppare questi oggetti siano le stesse della still mode. L'unica cosa è che nella still mode, la modalità dove si può rubare, si guadagnano più punti, che è quello che interessa a noi, a me principalmente, probabilmente anche a voi. Però in determinati momenti voi potrete andare a rubare agli altri utenti questi oggetti, ok? Quindi vi ho spiegato velocemente le due modalità che ci sono. Però andiamo a farvi vedere come funziona l'autoclicker. Prima di tutto, puni non esce dopo 12 ore. Non esce in automatico. È una grandissima cagata questa, perché io ho il tablet che farma da giorni. Sono giorni che sta andando e farmo 28, 26 punti ogni 20 secondi, più o meno, 20-30 secondi. Quindi non si ferma. E non dovete uscire, non vi preoccupate. Poi, secondo, dovete, in base al vostro team,
scegliere il livello in cui farmare, ok? È una cosa importantissima. Io non riesco ad aiutarvi in questa cosa, è una cosa che dovete scoprire voi, probabilmente ci passerete decine di minuti o ore a impostare autoclicker. Però è tempo speso bene, se vi piace questo gioco, se vi piace pullare senza farvi troppi sbattimenti, senza perdere tempo a stare a fare stage uno dietro l'altro, ma è una cosa molto molto comoda, ok? Quindi io farmo sul livello 45. Consiglio che vi do io, nonostante sia in steel mod e non vi riesco a far vedere esattamente. Clicchiamo sul tesoro in alto a destra. Non dovete cercare di non cliccare su questi banner, chiamiamoli così, perché se no si incasina, ok? Semplicemente. E sicuramente cliccando sul più a sinistra, ve lo faccio vedere meglio da qua, cliccando sul più a sinistra verde, vi creerà questi click, il punto dove ci sarà un click. Sicuramente un click vi servirà in questa zona qua, ok? Che vada a cliccare sul tasto viola. Però fate attenzione perché non deve cliccare sullo score attack e sugli oggetti da droppare, ok? Fate molta attenzione, dovete gestirvelo voi. Ok, poi sicuramente un altro clicker ci serve sullo stage dove volete andare a farmare. Io sono sullo stage 45. Sicuramente ci serviranno dei click dove ci sono più o meno le energy max, ok? Se volete vedere la mia impostazione, poi magari ve la condivido sul gruppo Telegram. Non è quella che sto facendo in questo momento perché ce l'ho sul tablet che sta andando, va bene? Poi, sicuramente ci serviranno dei click in questa zona qua. Anzi, andiamo a vedere dov'è il tasto per andare avanti. Eccoci qua, in questa zona qua, per andare avanti nello stage, per andare ad affrontare lo stage, ok? E in tutto questo dobbiamo cercare di evitare questi tastini qua, ok? Per il resto, ragazzi, potete metterlo dove volete, però virgola, dove volete, dove non c'è nulla, dove non va a cliccare, adesso ne metto un altro, non va a cliccare un altro livello, perché sennò si incasina tutto quanto. Quindi potete andare a lavorare da questa parte, non c'è bisogno che facciate una fila dritta qua, perché non serve assolutamente a una mazza. Dovete andare a cliccare se riuscite in basso, così il puni ha tempo di scendere e qualcuno in alto, ok? Fate molta attenzione a come impostate. Altra cosa super mega giga importante è se noi andiamo a cliccare su un click, ok? Ci dice i millisecondi. Questo qua in base al vostro dispositivo, generalmente si lascia 100 millisecondi. Io credo che sto lavorando a 10 millisecondi sul tablet, se non addirittura un millisecondo. Però dovete capire voi in base al giro di click che fa per non farlo inchiodare, ok? Io vi consiglio di lasciarlo sui 100, anche perché non conosco il vostro dispositivo. Magari avete un telefono o un tablet di 14.000 anni fa e non riesce a gestire troppi click troppo velocemente, ok? Il concetto, ragazzi, è questo. È davvero, davvero una cagata. Permettetemi questo francesismo, ma è una cagata. E tra l'altro, a breve, quando usciranno i drop rate, noi avremo un drop rate aumentato, ovviamente, dello Z, che è l'unico yokai che ci manca. Abbiamo preferito Shogu e io non pullare più di tanto, per non sprecare tanti punti, perché ne abbiamo pochini, perché sentiamo puzza di sling o golf nei prossimi eventi, quindi stiamo tranquilli. E prossimi video usciranno con le drop rate aumentate, uno sulle multi dello Z e sicuramente su come andare a rubare, ok? Come andare a finire l'ultimo stage. Noi siamo un po' sfortunati, però vabbè, fa niente, ci sta. Noi possiamo, vedi quello che dicevo prima, stiamo a cliccare qua, possiamo andare a rubare
Però non lo so, questo qui deve vederlo Shogu perché lui è il pro di queste cose qua. E, ragazzi, mi raccomando, diffidate dalle imitazioni, da quelli che vi dicono cagate, ok? Mi raccomando, io ci tengo un sacco, non sono uno a cui piace fare flame, non sono uno a cui piace andare contro qualcun altro, ma mi raccomando, allerta, all'occhio, ragazzi, quando uno vi dice una cagata. Uno, cercate di svegliarvi voi. Due, se riesco io, vi do una mano, ovviamente. E che altro volevo dirvi? Probabilmente nulla, credo di essere stato, spero, il più veloce possibile a dirvi questo, così posso andare a farmare di nuovo. E se mi dimentico qualcosa, boh, ve lo dirò su Telegram, probabilmente. Vi aspetto su Telegram. Va bene, ragazzi? Mi raccomando, altra cosa importante, me lo stavo già dimenticando, quando trovate l'impostazione giusta andate a salvare sull'ingranaggio qua a sinistra sotto il meno, sul nome della configurazione, lì cambiamo il nome, la chiamiamo la cici sta KKPU perché è il nome classico della configurazione e c'è il tasto salva, ok? Quindi quando noi andremo a chiuderlo per sbaglio, perché magari crasha, può capitare che vi crashi, lo andremo a riaprire. Facciamo abilita, lui dice quale configurazione zio vuoi abilitare? Noi abilitiamo KKPU, ovviamente. E, ragazzi, mi raccomando, farmate a cannone perché sennò poi ve ne pentirete, ve ne pentirete. L'autoclicker va usato se vi piace questo gioco. Tecnicamente no, però dato che non dobbiamo metterci soldi, non dobbiamo metterci soldi. E noi metteremo il nostro telefono lì a farmare, bam, autoclicker a bomba. Appena avete 4500, guardate i drop rate e dite: oh, c'è il doppio Z con le probabilità aumentate. Bam, me lo vado a prendere subito. Ragazzi, così si fa, così si fa, così avrete tutti gli yokai. Potrete andare ad affrontare l'impossible stage, che è davvero una cagata. Anzi, forse faremo un video anche su come affrontare l'impossible stage. E con l'Impossible Stage avrete più punti, ragazzi, avrete più punti. Quindi è un farming continuo. Vabbè, dai, vi stavo già salutando prima. Vi saluto di nuovo. Bella lì, ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.